È primavera, quasi tempo di esami. La corsa allo studio scatena l'ansia, fa dimenticare anche le cose che già si sanno. Chi studia è disposto a ricorrere a qualsiasi espediente purché sviluppi la concentrazione, allontani la fatica, l'esaurimento, aiuti a ricordare. Siete sotto esami? Eh sì, sotto esami si è sempre all'università, purtroppo, perché ne dobbiamo fare tanti all'anno e allora... Prendete dei prodotti per la memoria? Beh sì, ogni tanto prendo le pillole al fosforo, che si prendono un mese prima e poi dicono che aiuta la memoria, queste cose qua. Non lo so. E tu? Io no, non mi faccio. Mia madre vorrebbe, ma penso facciano male, non lo so. Non le prendi mai? No, devo dire la verità, no. La memoria non è buona, ma comunque non ne prende. Nell'85 si è speso in Italia, per farmaci che vantano proprietà di questo tipo, circa 31 miliardi e mezzo. Anche noi siamo andati in farmacia e senza la pretesa di fare un censimento, abbiamo acquistato alcuni dei prodotti, tra i tanti altri che se ne trovano in commercio e che vengono consigliati per attivare la memoria e mettere in azione le facoltà intellettive. Ma prima di prenderli, per vincere le nostre stanchezze psicofisiche, abbiamo chiesto il parere a due specialisti, un neurologo e un farmacologo. Professor Galattini, siamo andati in farmacia e abbiamo comprato dei prodotti per la memoria, per l'attenzione. Sono questi. Secondo lei hanno degli effetti? Ma si tratta di prodotti che appartengono tipicamente a quella categoria che possiamo definire farmaci inutili, perché in realtà non servono. D'altra parte portano invece delle indicazioni un po' mirabolanti come stancabilità, esaurimento psichico, attenzione, memoria, concentrazione, eccetera, tutte proprietà che evidentemente questi farmaci vantano ma non hanno, come è facilmente intuibile. Poi contengono dei principi attivi che sono sostanzialmente delle vitamine, degli aminoacidi più o meno fosforilati. Ecco, diciamo che il contenuto di uno di questi prodotti è ritrovabile in qualsiasi alimento. Quindi non è pensabile che questi farmaci possano avere una qualsiasi efficacia per la memoria. E sugli esaurimenti psicofisici? Guardi, questo è un termine improprio, perché mentre il termine esaurimento fisico può essere spiegato, per esempio, con un senso di stanchezza, anche naturale, dopo uno sforzo, mentre il concetto di esaurimento psichico è un'astrazione errata, questo non è un concetto tecnico. Non esiste un concetto di stanchezza del cervello, quindi il termine è improprio, è un termine fra l'altro che lei non trova in nessun libro di testo. D'altra parte lo stesso concetto di memoria è un concetto molto complesso, perché c'è una memoria brevissima, c'è una memoria a breve termine, c'è una memoria a lungo termine o primaria, secondaria, c'è una memoria per esempio per un contenuto verbale, per le cifre, per i visi, per gli spazi. C'è una memoria episodica, c'è una memoria semantica di significato e sono funzioni che sono servite da strutture diverse. Quindi un prodotto che per la memoria si presenta come qualcosa di estremamente generico e quindi dovrebbe almeno specificare verso quale tipo di memoria è indirizzato e poi perché funziona a quel livello. Nessuno di questi lo specifica? Nessuno di questi lo specifica, né può specificarlo perché probabilmente non c'è una sperimentazione sufficiente. E poi perché in effetti è un prodotto che parte una condizione piuttosto modesta dal suo inizio, sono mescolanze di prodotti diversi, sono mescolanze, sono miscellanee, non è una molecola precisa che ha una sua fisionomia, che ha avuto una lunga sperimentazione con un grande dossier, un grosso bagaglio di dati. Senta, gli adolescenti, ma gli studenti in genere, sotto esami fanno molto uso di questi prodotti. Lei crede che abbiano dei risultati? No, penso che i giovani, gli studenti che usano questi farmaci abbiano una grande fiducia, ma a cui non possono corrispondere purtroppo dei risultati. Farebbero meglio a studiare. Il problema
è che molto spesso sono consigliati in questo, magari i ragazzi sono consigliati in questo dai genitori. Tante volte le madri e i padri acquietano un po' la loro coscienza dicendo: ho dato tutto quello che potevo dare. Questo tipo di farmaci magici in realtà non dovrebbe avere diritto di cittadinanza. Alcuni di questi farmaci però sono presenti nel prontuario. Sì, purtroppo questo è vero, ce ne sono anche presenti nel prontuario terapeutico nazionale, che dovrebbe essere invece il distillato, diciamo, dei farmaci importanti per la salute, il che ci dice come noi fondamentalmente spendiamo male i pochi soldi che sono disponibili per la sanità. Questi farmaci allora non fanno nulla? Questi farmaci, molti, ripeto, non sono nemmeno farmaci. Molti di questi prodotti sono a base di aminoacidi e di vitamine, che sono dei costituenti naturali. Hanno degli effetti collaterali? No, soltanto ad alte dosi. Alte dosi possono avere un effetto anabolizzante, per esempio leggermente ingrassante, ma sono alti dosaggi questi, certamente non raggiunti da questi prodotti. Grazie. Quindi segni collaterali no, e questo spiega il successo.